Ma quanto costa effettivamente Milano? Ho 19 anni, sono uno studente fuori sede, mi mantengo da solo. Tutto quello che spendo è mio e per me. Oggi volevo un po' andare ad analizzare le mie spese e cominciare questa rubrica dove ogni mese mostro a voi e soprattutto al me del futuro quanto ho speso. Abbiamo qua sul telefono la bellissima schermata e mi dice che a giugno ho speso 1258 euro. Ok, andiamo a vedere che 920, altre uscite, famiglia, tempo libero. Ok, partiamo con la casa. Non so cosa sia, casa, TV, internet, telefono. Spotify, ok, ho speso 5 euro di Spotify. Va bene, io consiglio di farvi Spotify Premium. Ascoltate il mio podcast dentro la mia testa e ascoltate la mia playlist. 5 euro al mese, raga, se siete studenti è niente. Poi ristoranti e bar ho speso 91 euro. Ok, io ho pagato la cena che sono andato a fare con i miei genitori, 54 euro. E poi il resto, come vedete, sono tutti da Juice. Juice è il bar dove ho lavorato da fine agosto a settembre, appena sono arrivato qua a Milano, ed è un po' il mio posto felice, dove faccio anche gran parte dei miei video, dove faccio i video con Thomas. Vabbè, alla fine senza quei 54 euro sarei su 40 euro in giro per bar. Spendo tanto in caffè. Sta cosa mi fa riflettere però. Io me lo posso fare a casa il caffè, perché me lo devo prendere lì? Vabbè, ma ti metti lì, ti siedi, poi magari devi andare in bagno. È fresco, un bel ambiente, sei fuori. Però è da migliorare questa cosa, è da migliorare. Prossimo mese voglio spendere di meno in bar. Andiamo a vedere famiglia che cosa c'è. Ok, ho speso 200 euro per la spesa e pensavo molto di più. Cioè di solito spendevo quei 250 per la spesa senza rendermene conto ogni tanto. Quindi andiamo a vedere abbigliamento e accessori cosa ho preso. Ok, ho preso dei calzini da Primark e questi pantaloni al Fidenza Village. Questo perché ho preso anche dei regali. Mi avevano dato una gift card come ospite e sforavo un po' tra i pantaloni che ho preso e i regali, e quindi ho dovuto aggiungere quei 20 euro. Poi per il cellulare, cos'è? Wi-Fi e... sì, è Iliad, che mi prende 24 euro al mese per Wi-Fi e scheda SIM, che c'è l'offerta. E poi andiamo a vedere un po' le mie spese. Esselunga, principalmente Esselunga. All'MD ho preso giusto tipo il tonno. E fatemi sapere se volete un video sulla mia spesa, che è molto precisa e molto sempre quella. 200 euro, pensavo di più. Vorrei arrivare a 180, ma sto ancora imparando e ho notato che all'Esselunga c'è il pollo già pronto, neanche 10 euro al chilo. Cioè letteralmente se lo compri da fare lo paghi di più. Poi andiamo a vedere addebiti vari. Oh Gesù, 7 euro per un regalo di PayPal, va bene. 900 euro, dove sono andati 900 euro? Ah, ma non ho speso niente scorso mese. 900 euro sono stati i soldi che ho prestato a mia mamma. Basta, finito. Ciao. No, scherzo, andiamo a vedere anche quelli di maggio. Allora, ok. Allora, posso dire, io sono uno molto meticoloso con quello che spendo. Tengo sempre traccia dei soldi che ho. Infatti, dopo, a fine del video, vi farò vedere quanti soldi ho sul conto, in modo da anche monitorare ogni mese l'andamento. E wow, pensavo di spendere di più. Ok, andiamo a vedere. Casa sarà sempre Spotify. Trasporti 27 euro. Cosa ho pagato? Elbitz, ok. Dot, tap and go. Ah, che sono andato a Roma. Trenitalia. EasyJet, Manchester. Ah, ok. No, era al bar dell'aeroporto. Ok, che spavento. Vedete, ragazzi, bisogna stare attenti alle proprie spese. Infatti voglio anche fare un video su come organizzo le mie spese, perché mi sono creato una pagina Notion dove andrò a compilare ogni volta che spendo qualcosa, in modo da tenere traccia di tutto. Poi andiamo su famiglia. Andiamo a vedere che ho speso 175 per la spesa. E pensavo di spendere di più. Forse per questo che mi tengo... capito? Cos'è questo? Sono diventato bravo a fare la spesa. Mi ricordo che un mese avevo fatto 250 euro, 260 ed ero tipo, un po' troppo. No, ve lo voglio fare un video sulla spesa, così vi faccio vedere esattamente quello che mangio, queste cose. Fatemi sapere se lo volete. Cellulare, i miei soliti 24 euro di Iliad. Abbigliamento e accessori 10 euro. Vediamo se mi ricordo. Una maglietta. Su Zalando, sì, infatti. Ho comprato tante cose su Zalando. Prossimo video vi faccio vedere anche cosa ho comprato su Zalando, perché... incredibile. Ho preso tipo 4 camicie e un paio di pantaloni per l'estate. Finalmente mi devo rifare l'armadio, perché quello invernale ce l'ho già. Adesso dobbiamo fare anche quello estivo. Altre uscite, debiti vari. Questa qua era una guida. No. Ah, sono io che mi mando i soldi sul conto di Revolut. Uso Revolut per comprare su Amazon, perché c'è il cashback, banalmente, e poi riesco a tenere più traccia. Poi è immediato, cioè io con il mio conto li metto su Revolut facendo Apple Pay tranquillamente, e così ho una carta virtuale prepagata che se uso per le mie cose e dovessi essere clonata, non è il mio conto vero con tutti i miei soldi, anche se non è che ce ne sia molto. Poi andiamo a vedere tempo libero. Allora, high tech e informatica 1,80 euro. Oh, mi ha fatto uscire dall'applicazione. Boh, un caffè penso a City Life. A Roma, ah, mi sono preso due robe a Roma. Ok, ristoranti e bar 62 euro è tanto. Rivareno, allora
Gelati, raga, mi scusi Verona. Ok, qua ho pagato anche lì il pranzo ai miei. Vado troppo da Juice, ma spesso perché quando siamo in compagnia magari una volta offro io, una volta offro il mio amico, la mia amica, così. Mi piace offrire, mi piace togliermi quella cosa del chi paga. Vado, ordino, faccio io e... è una cosa che proprio mi piace. Quindi devo bere più caffè a casa, malamente. Tempo libero e varie, 74 euro, Amazon, ok. Cosa ho comprato su Amazon? Non me lo dice, vero? Non me lo dice. Andiamo a vedere i miei ordini Amazon. Oggi mi sono arrivate due cose Amazon incredibili. Una è tipo una roba per cucinare, dove tagli le cose facendo solo tac. È tipo un 16 in 1. E l'altro è un cavalletto che sto usando adesso, che è più alto di me. Metterò una foto in sovraimpressione adesso. Avevo comprato il power bank, i cavi e un caricatore e un filtro ND per la macchina fotografica. Corsi e sport 190 euro, cos'è? La patente. Perché sì, a maggio ho preso la patente. Ok, pensavo di spendere molto di più. Per l'affitto, che non c'è qua, pago 375 al mese, più eventuali bollette. Andiamo a vedere invece quanto ho guadagnato a maggio e a giugno. A maggio ho guadagnato 38 euro, di cui 26 sono dei rimborsi, 12 sono i veri guadagni. Ma se andiamo a giugno, raga, ho fatto 600 euro. Ho fatto 600 euro per un lavoro, grazie ai social. Era un lavoro mensile, quindi per un mese sono stato pagato così. Che comunque sono soldi che per farli dovrei lavorare 4 ore al giorno, 5 volte a settimana alla reception, tipo in palestra che ho vicino casa. Quindi sono contento. E per concludere il video vi faccio vedere quanti soldi ho. Al momento ho 987 euro e 25. Mi piacerebbe riuscire a far vedere bene i miei introiti, così in modo che le persone si possano fare un'idea di quanto costi, quanto si spenda, quanto è giusto pagare. E alla fine penso che qua a Milano, tutto sommato, se spendessi di meno in caffè in giro, con 800 euro al mese me la caverei. Un po' di obiettivi, spero che il prossimo mese riesca ad arrivare sui 180 di spesa. Dopo questo suderò tantissimo. E soprattutto voglio ridurre i caffè che mangio in giro. Bevo in giro. Grazie per aver visto il video. Fatemi sapere se questa rubrica vi può piacere. Sono video un po' più tranquilli, ma mi piace parlare anche di questo, di finanze. Se volete il video sul budgeting, come gestisco i miei soldi, ve lo faccio. Per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, mandatevelo a tutte quelle persone che vogliono venire a Milano, non sanno quanto si spende, vogliono farsi un'idea. Spero che sia stato davvero utile questo video. Io cerco sempre di portare del valore. E vabbè, troppe chiacchiere. Ciao.